Allora Ron, Sanremo è una vetrina molto importante per i cantanti. Quanto è importante per un cantante, ma quanto è anche un problema? Ma direi che è un problema se uno non ha canzoni buone da portare, insomma. Non, devo dire, quando ho visto il Sanremo dell'anno scorso, ho capito che mi sarebbe piaciuto partecipare, perché il Sanremo di Fazio è un Sanremo che, non a caso, Fazio si circonda di persone che fanno la musica, come Mauro Pagani per esempio, per cui passare attraverso di loro a un giudizio loro sicuramente lo preferisco a altri che non hanno mai fatto musica e parlano d'altro. Ma è più faticoso? Ma non è più faticoso, io ho portato quello che mi piaceva e che credevo che andasse bene per me, loro l'hanno capito probabilmente, è piaciuto ed eccomi qua, insomma. Però ti dico, cambia molto andare a Sanremo con una squadra così intelligente musicalmente, un'altra squadra che forse della musica, la musica è un optional, ecco, per fare un grande spettacolo. Ma è ancora una vetrina Sanremo, forte? È una vetrina enorme, tant'è vero che io l'ho voluto fortemente Sanremo quest'anno, perché intanto ho fatto un disco nuovo dopo 5 anni, ma nuovo nel senso con le canzoni nuove. E questo, dove vai a cantare in televisione? Dove vai a farlo sentire questo disco? Dove vai a spiegarlo questo disco? Io adesso sono qua che potrei anche spiegarlo, ma parliamo d'altro. Però questa è una strada. Però se devi parlare di televisione, hai capito, rimane Sanremo. Un Sanremo già che ha avuto una puntata, chiamiamola pilota, che è stata quella dell'anno scorso, che è andata alla grandissima come ascolto. Per cui sono felice di esserci, perché appunto posso dire quello che sono adesso, cosa canto e nelle varie interviste cosa ci sarà nel mio disco che uscirà. E a un giovane cosa consigliamo quando va a Sanremo? Io chiedo a un giovane cosa pensa di me ora e gli chiedo a lui un consiglio. Ai giovani non ho niente da consigliare se non quello di scrivere. Ecco, ci sono questi talent fantastici che io difendo, perché poi hanno fatto uscire cantanti eccezionali come Mengoni, Noemi, Giusi, Ferreri. Per cui, voglio dire, per carità, tutto rispetto, manca una generazione nuova di autori, ecco, per cui vorrei tanto esistesse un talent per cantautori, per esempio, perché non c'è stato un ricambio generazionale. Per esempio, io ho una scuola, siamo una città per cantare, e allora tutti quelli che arrivano e vogliono cantare li obbligo a imparare uno strumento. È la prima cosa, perché se uno non impara uno strumento non imparerà mai a conoscere quello che ha dentro. La musica è meravigliosa e tutti devono essere in grado di poterla suonare, anche certo. Strimpellare. È un'estensione, esatto. In qualche modo. Bravo. Sì. Grazie. Prego.